Buongiorno, buon pomeriggio, buon. Questo sarà un video veloce che butterò fuori subito a mezzogiorno e mezzo. Non lo so a che ora, comunque sono quasi mezzogiorno. Quasi mezzogiorno, ho già lavato per terra dappertutto, ho già fatto tutto. Mo mi metto sul pranzo per me che vedrete stasera il mukbang. Questo è un video a parte che butto fuori subito perché vi devo dire due cose. Allora, intanto rimanete lì che vi faccio vedere che stamattina alle 5 e mezza sono uscita, mi sono portata il telefono, vi ho fatto vedere alcuni. Con qualche stralcio di dove abito, di cui anche l'edicola dove la mattina vi dico che vado e altre cose, state lì e guardate, che magari un po' alla volta vi farò vedere dove abito, un pochettino alla volta, un po' di stralcio alla volta, capirete anche dove abito. Beh, non proprio la casa dove abito, comunque più o meno la zona, ok? Anche se tanti la sanno già o l'hanno capita, ma vabbè lo stesso. State al gioco e non rompete le balle, ok? Allora, state lì perché dopo attacco. Amore, vieni, adesso chiudo, vieni dentro. Poverino, è venuto dentro. Sì, perché ho aperto, perché ho lavato per terra la cucina e ho aperto, no? E lui è andato fuori a sdraiarsi al sole, ma adesso il tempo che si è asciugato e chiudo subito perché mo viene troppo caldo e viene dentro tutto il caldo. Allora, non c'entra niente questo con quello che vi devo dire. Ieri sera, mo intanto aspettate che vi attacco dopo il pezzo, però volevo chiedervi una cosa. Ieri, non so se vi ricordate, avevo detto che a cena mi sarei fatta le fette del pane di sega. Con lo stracchino, ok, lo stracchino e i pomodoro. Mi ero tagliata il pomodoro già a dadini per buttare fuori l'acqua e tutto quanto, già condito con un filo d'olio, l'origano, il sale. Ho detto, quando è ora mi spalmo lo stracchino sul pane, gli metto sopra i pomodori e quella sarà la mia cena. Difatti ho fatto così. Però ho preso una roba che pensavo fosse stracchino, non stracchino, ma tipo Philadelphia. Ok, era in offerta al 50% di sconto perché credo sia in scadenza, non lo so. Comunque ho detto voglio provarla, voglio provarla. Della Valsoia. Il male. Ok, allora prendo questa qua. Questa qua. Ok, ecco. Valsoia, bontà e salute, la spalmabile, con calcio e vitamina D, naturalmente senza lattosio, ancora più cremoso. Questo qua, che dentro è così. Quello che manca è quello che avevo messo sulle due fette, no? Di pane. L'ho spalmato. E già l'odore, ho detto, cazzo, ma questo, cioè, io pensavo fosse tipo Filadelfia, capito? All'inizio pensavo stracchino, poi quando mi è arrivato a casa ho detto, bah, spalmabile, ho detto, sarà tipo una Filadelfia, no? C'è anche la foto del pane, la spalmo, e io ho sentito odore di margherina, ho detto, oh mamma mia, ho detto, non è che mi sono sbagliata, questa è margherina. Vado a guardare anche su Google, mettendo la foto di questo, e mi viene fuori che è un formaggio spalmabile, no? Allora voi mi dovete dire una roba. Voi mi dovete dire una roba. Chi ha provato questo? Ma sa di margherina? Cioè, ma è margherina? Orribile. Cioè, io ho mangiato le due fette di pane perché mi dispiace buttar via il mangiare. Difatti non vedevo l'ora di mangiare ieri sera a cena, ma ho mangiato proprio malamente perché ormai le avevo già preparate. L'avevo e ho detto non butto via due fette di pane col pomodoro, capito? Però non l'ho mangiato volentieri, vi giuro. L'odore, già appena aperto, sa di margarina. Margarina, la Vallée, uguale. Il sapore pure, ma anche in bocca sembra di mangiare margarina. Ma però qua c'è scritto. Allora, voi mi dovete dire chi di voi lo ha già mangiato, assaggiato e sa com'è? Hanno sbagliato? Hanno sbagliato confezione, hanno sbagliato a scrivere, non lo so, perché a questo punto penso che abbiano sbagliato, perché porca miseria, vi giuro che sia l'odore. Vi giuro, sia l'odore che il sapore sembra di mangiare margherina. Però qua c'è scritto
che è formaggio, non c'è scritto spalmabile, però lo spalmabile c'è pure il pane. Cioè, vado a vedere su internet, c'è scritto che è un formaggio vegetale al 100% spalmabile. Ok, che l'ho pagato 1,20 euro perché era in offerta del 50%, che quando è che scade? Quando è che scade? Difatti scade. Oggi scade. Oggi scade. Difatti l'ho comprato ieri, 50% di sconto e scade il 10 dell'8. Perciò scade oggi. Ok? È buono ugualmente anche se è scaduto, perché tanto l'odore è buono, anche le cose, vabbè, mettono la scadenza come gli yogurt, però non è che sono yogurt scade oggi lo dovete mangiare, è buono anche fra 3 giorni. Però voglio solamente sapere, datemi un consiglio, ditemi voi, perché sicuramente tra voi ci sarà anche una sola persona che l'ha comprato e mangiato. Ditemi se è normale che sa di varichina, se di margarina. Se è normale che sa l'odore e anche il sapore di margarina, o se me l'hanno dato a me così, o se è perché è scaduto oggi, ma non credo, perché è buono, non è. Se fosse margarina è buono. No, tanto per saperlo, perché se fosse margarina io la metto in freezer, non lo butto via, e casomai quando faccio una bistecca o cosa, lo metto nella padella invece dell'olio e metto questo tipo, o se no ci condisco la pasta, tipo margarina, capito? No, io voglio sapere questo, perché da ieri sera che mi scervello a dire non è possibile. Cioè, io vi giuro, io ve lo farei sentire, guarda. Cioè, ma anche la consistenza, il cuocià, vedete? Cioè, margarina, inutile, sa, l'odore è di margarina, il sapore è di margarina. Una roba orribile. Se fosse così la roba valsoia. Ma io ho mangiato ancora roba valsoia, perché tipo anche il gelato, a Giovanni, vi ho detto tante volte, lui non mangia ormai i latticini da 3 anni, no? E a lui ogni tanto gli compro il gelato della valsoia. E sinceramente il gelato della valsoia è buono, l'ho assaggiato pure io. Gli compro o i cornetti o i cosi, biscotto, così è buono, tipo il cookie, no? Cos'è che ho mangiato? Della valsoia? Ho mangiato anche qualcos'altro della valsoia, ma anche la panna da cucina uso io della valsoia. L'avete vista che l'ho comprata? Anche la panna da cucina uso della valsoia. A parte che costa un putiferio, io l'ho preso perché appunto era il 50% di sconto, costava la metà. Cioè, la Philadelphia Light costava 2,60 euro, questo qua costava la metà. Ho detto vabbè, sarà uguale, e ho detto compro questo, ma mai più. Ecco, fatemi sapere per favore nei commenti se l'avete mangiato ancora, se è margarina, se la posso usare per condire la pasta o gli gnocchi come margarina, o cosa devo fare. Perché io così vi giuro non riesco a mangiare. Ho pensato anche magari di metterlo magari nelle fette biscottate con la marmellata, perché magari tipo sapete che magari pane, burro e marmellata, magari messo nella fetta biscottata un po' con la marmellata è buono, ma così vi giuro orribile. Io ieri ho mangiato talmente malvolentieri, ma malvolentieri vi giuro, perché sembrava di mangiare pane e margherina. Ecco, comunque vabbè, detto questo, vi rimetto qua ancora questo, per favore fatemi sapere voi, perché sicuramente tra voi uno ce ne sarà che l'ha mangiata ancora, ok? Io non ho mai mangiata, è la prima volta, ok? Ok, quante case di volte l'ho detto, ok? Vabbè, mo vado a cercare di dare la barzelletta, la pastiglia e mezza all'apo. Una barzelletta d'aglio, perché gliela devo mettere dentro nei pezzettini di pollo, poi magari lui li mangia, sputa fuori la pastiglia, perché se gliela trito sente l'odore, non mangia più, perciò devo camuffare la roba dentro, o mezza sottiletta, o per fargli mangiare ste cacchio di pastiglie. Vabbè, e niente,
Ciao, state lì, fermi lì che vedete, non faccio neanche, no, forse no, non lo faccio alla fine. Voi vedete il video e come finisce, finisce, non mi ricordo. Comunque adesso vi attacco il video che ho fatto stamattina quando sono uscita con l'apo. Ok, voi rimanete lì, come finisce, finisce, perché non ho salutato, perché ho fatto a pezzi, poi due l'ho dovuti togliere perché non si sentiva, perciò come finisce, finisce. Ciao a tutti, state lì, rimanete lì e guardate il video. Ci sono gli uccellacci! Ci sono gli uccellacci, l'ho beccati stamattina gli uccellacci, fermi lì, fermi lì. Buongiorno, sono meno un quarto alle 6 di mattina, sta albeggiando, qua c'è il lapo, abbiamo già fatto la nostra passeggiata. Che ho visto? Una che corre, vieni qua, va là, vieni, vieni qua che non ti fa niente, vieni. Ho questo sempre a quelli che corre, gli abbaia dietro, vedi? Che poi non sta neanche correndo, poraccia, sta camminando veloce. Cioè, sto qua non abbaia mai, basta che vede qualcuno che corre, che cammina veloce, gli abbaia. Sei mica tanto normale, eh? Non sei. Non ti ha fatto niente, non ti ha fatto, sta pora crista. Anche oggi mi sa che sarà una giornata da morire di caldo, da morire di caldo. Ah, vi faccio vedere l'edicola, vi faccio intravedere l'edicola che è lì, l'edicola che vi ho detto che dove mi vengo a sedere 2 minuti la mattina. Vieni, dai, cammina. Abbiamo già fatto una bella passeggiatina, sono uscita che era notte praticamente e mo sta diventando giorno. Questo è il viale che vicino a casa mia che faccio la mattina, ma lo faccio solamente la mattina, perché poi quando comincia a risvegliarsi la gente qua è un macello di persone, gente che va, che viene. Adesso non c'è nessuno e si sta divinamente, però quando comincia a risvegliarsi la città qua c'è troppa confusione. E io vengo solamente la mattina, che non c'è nessuno. Ma sentitele che stanno arrivando. Sembra il film, quello degli uccellacci là. Sentitele le cornacchie. E sentite, stanno risvegliando. Questo è. Cosa che qua dormono dentro, perché penso che dormono dentro perché la roba non la tirano mai via. Vedete che dove? No, che non gli vai a pisciare sui fiori, te cretinetti. Vedete che qua si dorme dentro, difatti. Vieni. E dove vendono, chioschetto dove vendono i fiori, che difatti volevo, vieni, comprarmi il basilico, anche se che so se mo che morirà, però cioè li sentite, sembra il film, non mi ricordo cos'è che è quel film dove ci sono tutti gli uccellacci, qua sono le cornacchie, sono quella è la cornacchia, vedete il lapo che già gli è corso dietro, sono arrivate, io credo siano cornacchione queste, cioè guardate che mostri, mamma mia. Cioè, vedete che hanno già tirato fuori l'immondizia. Guardate come sono grossi. Cioè, sono enormi. Guardatela lì dove è in cima, la vedete? Dov'è in cima? Guardate. Mamma mia, è enorme. Avete visto? Un uccellaccio enorme. È un uccellaccio. Comunque, lo schifo che c'è. Tutte le mattine, guardate qua, se vi serve un pezzo di divano, una rete, un materasso. Tutte le mattine qua vengono di notte a scaricare le immondizie. Ma roba da matti, oh. Che peccato. Dai, vieni, andiamo.
Vabbè, dai, vi attacco anche questo, un ciao, perché ho guardato il video che dura pochi minuti e ho visto che proprio finiva così alla cazzo de cane, ho detto almeno un saluto ve lo devo, perché finirlo così non mi piace, perciò faccio sto pezzettino qua. Mi raccomando, c'è ancora qua questa, mi raccomando, ditemi se è margherina o cos'è, mi raccomando, ci tengo tantissimo, perché scade oggi e devo sapere se la devo mettere in freezer o che morte, di che morte. Morte deve morire questa, perciò vi raccomando, vi mando un bacio, mettete like se vi va, iscrivetevi, chi più ne ha più ne metta. Ciao!